GF15. Mariana Falace aggredita da Aida Nizzar e Patrizia Bonetti? Mariana Falace ha fatto delle pesanti accuse contro due ex concorrenti del Grande Fratello. Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla 15ª edizione del Grande Fratello, il reality condotto da Barbara D'Urso con la partecipazione di Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. Le ultime novità svelano che Mariana Falace ha rilasciato una nuova intervista, dove ha fatto delle pesanti accuse contro due ex concorrenti. Grande Fratello, le accuse shock di Mariana Falace. Mariana Falace non smette di far parlare di sé a pochi giorni dalla sua uscita dalla casa più spiata d'Italia. La modella 24enne è stata spesso criticata per essere andata a giro mezzo nuda durante la sua permanenza al GF15. Come abbiamo visto, Lucia Bramieri aveva spesso rimproverato Mariana per stare in costume per la maggior parte della giornata. A proposito, entrambe hanno perso la possibilità di vincere il montepremi messo in palio dal reality di Canale 5, che ieri ha visto l'intervento di Nina Moric contro gli Alters, che continuano ad offenderla sui social network. Inoltre Mariana è al centro del gossip per un presunto bacio con Luigi Favoloso, che nel frattempo non si era pacificato con la modella croata. L'imprenditore napoletano ha smentito di aver baciato nel confessionale la bionda, che è intervenuta a Domenica Live, ha categoricamente respinto le voci di un presunto flirt con lui. Infine Mariana Falace ha rilasciato un'intervista a Fanpage dove ha fatto delle rivelazioni shock su due ex concorrenti del Grande Fratello. Mariana Falace è aggredita da Patrizia e Aida a Domenica Live. Ieri si è conclusa una nuova puntata del Grande Fratello con la proclamazione del primo finalista e l'uscita di due inquilini. Se Simone Coccia è andato direttamente in finale, la signora Bramieri e Angelo Sanzio sono stati battuti al televoto. A proposito, la nuora di Gino Bramieri ha avuto un battibecco con Mariana, rea di averla pesantemente offesa durante una chiacchierata con Alessia Prete. L'ex concorrente della 15ª edizione del reality di Canale 5 è stata intervistata da Fanpage dove si è levata qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di due ex colleghe d'avventura. Di chi stiamo parlando se non di Patrizia Bonetti, che l'avrebbe addirittura aggredita con la complicità di Aida Nizzar nel backstage della trasmissione di Domenica Live. Secondo Mariana tutto sarebbe nato per la storia della nomination con la Bonetti. A proposito, ha rivelato di essere stata insultata con Aida, tanto da aver chiesto la difesa della D'Urso. Inoltre la Falace ha confessato di essere stata vittima di una violenza verbale, sebbene non abbia risposto alla Bonetti per non cadere nella sua trappola. Poi nell'intervista ha parlato di Nina Moric e del suo ex compagno Luigi. La modella di Castellammare di Stabia ha espresso la sua solidarietà a Nina, che ha dimostrato di essere una grande donna in questo frangente, mentre considera Luigi un vero provocatore, tanto da disapprovare il ritorno della Moric in TV. Infine ha detto di essere single, in quanto non c'è stata alcuna riappacificazione con Raffaella Rea.